Amici da Tactical Raiders, oggi siamo alla linea dei 10 metri per pistola dell'isola del tiro del poligono Cieli Aperti di Cologno al Serio per provare e per conoscere l'ennesimo esemplare della famiglia APX. Ho qui questo bel esemplare, quasi nuovo, di APX Centurion, o Centurion, che dir si voglia. Prima di continuare però voglio invitarvi a seguirci sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook Tactical Raider Shooting e sul nostro profilo Instagram, sempre Tactical Raider Shooting. Ok, ora veniamo a lei. APX Centurion, o Centurion, è definita la semicompatta della famiglia APX, quindi di casa Beretta. È stata pensata per facilitare il porto occulto senza andare a scadere nelle misure di una compatta, quindi semicompatta. È 1,5 cm più corta di una APX standard e 1 cm più bassa, sempre dell'APX standard. Ne conserva comunque tutte le stesse caratteristiche, ossia fusti intercambiabili, hold open ambidestro per accontentare sia i tiratori destri che i tiratori mancini. Diciamo, ripeto, richiama tutte le caratteristiche delle APX standard, però in formato semicompatto. Ora, arriviamo alla lettura dell'arma. Devo dire che è stata ridotta in maniera armonica. Mi piace. Nonostante sia più piccina, l'impugnatura, specialmente col caricatore inserito, è bella piena. Sono stati rimossi i finger groove, una cosa che, come voi sapete, già nelle Glock mi ha dato fastidio. Invece qua devo dire che dai 5 colpi che ci ho sparato prima ho ritrovato la bella ergonomia, la bella sinergia che ho trovato con le sue sorelle standard, diciamo. Ha un intaglio molto aggressivo, sia davanti che dietro, idem questo pattern tipo carta vetrata sul dorsalino intercambiabile, fa un bel grip. Dorsalino intercambiabile di 3 misure, questa è la misura media, tiratore più o meno alle mani delle mie stesse dimensioni. Il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile, anche qui per andare a accontentare tiratori sia destri che mancini. È tutta di serie, tranne le mire, che sono state sostituite dal suo proprietario con delle mire in fibra ottica della LPA. Devo dire, i famosi 5 colpi che spariamo prima di accendere le telecamere per fare le riprese in point of view, le trovate belle luminose. Ho notato che andava un pochino a sinistra, d'altronde è regolata per l'occhio di un altro, ma ho corretto un attimino, ho fatto anche un buon punteggio, ora vediamo al momento giusto se riesco a ripetere. Dicevo, troviamo anche qui delle belle scanalature, anzi più che scanalature, dei bei rilievi su tutta l'estensione del carrello per facilitare l'armamento sia in presa arretrata che in presa frontale oppure con la mano a sella. La slitta sotto per torce, laser, telecamere, quel che vogliamo, è un po' uno standard, ripeto, delle pistole moderne. Cos'altro devo dire? Ho notato che la molla mi sembra veramente dura. Mi ha detto il suo proprietario che è originale, quindi boh, probabilmente avrò una percezione, un ricordo errato io. Striker, arma percussore lanciato. Andiamo a analizzare lo scatto. Lo scatto inizia con la pressione del controgrilletto, che è una sicurezza per evitare spari accidentali, quindi c'è la pressione del controgrilletto. La precorsa è un minimo, sono un paio di millimetri e sembra quasi di più il gioco del meccanismo. Poi si percepisce bene il punto d'appoggio e poi avviene lo sgancio pulito. Mi manca il reset. Bello corto, bello scatto, bello pulito. Ora, sparerò come al solito i primi 5 colpi su bersaglio circolare modello RE, che già mi aspetta 10 metri. Sto usando una munizione Sellievelo oggi. No, qualcuno mi ha chiesto, ma ti paga la GECO? No, non ci paga nessuno. Ci buttiamo solo dei soldi noi. Stiamo usando una munizione Sellievelo 9x21 da 124 grani. Thank you.
Allora, le sensazioni di sparo. Devo dire che l'ho trovata molto gestibile. Non so se sono i colpi sellier che mi sembrano particolarmente morbidi oppure proprio lei che è così. Il grip sulla mano è eccellente. Cioè, siamo ai livelli della CZ P10C, vi ricordate, che stampava l'intaglio sulla mano del tiratore. Questa fa la stessa cosa, però è piccolina. Comunque, 9x21 non è neanche troppo nervoso, ma neanche troppo docile a tratti, specialmente su una semicompatta. Devo dire che si incolla veramente bene alla mano. Rileva un pochettino, rinculo gestibilissimo, si sente un po' la chiusura del carrello, carrello bello grosso, si sente un po' in chiusura il carrello che tende ad approvarla, però niente di esagerato. Le mire della LPA sono belle, a me piace, ripeto per l'ennesima volta, il contrasto rosso e verde. Devo dire che correggendo un attimino l'errore che vi dicevo prima, mi sembra anche di essere andato bene a parte 1. Tre praticamente nel 10, uno nell'8 e un volante. Capita, cosa devo dire. Però bella, mi piace, devo dire. Le APX che ho provato finora mi sono sempre piaciute. Questa qui altrettanto, anche se comunque l'ergonomia cambia per il fatto dei finger grooves e ha un'impugnaturina un po' più piccola, ma neanche più di tanto, direi comunque è giusta. Certo, se uno ha delle mani gigantesche magari se la trova un po' stretta, però per le mie mani devo dire bella. Ora anche per lei, momento dello zombie test. Le regole ormai le conoscete. La sagoma avanzerà verso di me partendo dalla distanza di 10 metri, andando a simulare uno zombino che mi vuole azzannare la faccia. Io sparerò con una mano sola, cercando di mantenere un ritmo di fuoco un po' più veloce, trovando la quadra tra velocità e precisione, e vedremo come va. Ah, una cosa devo aggiungere. Lo scatto l'ho trovato veramente bello preciso. Cioè, è proprio una bella pistoletta. Un'altra cosa che non vi ho detto è che i caricatori sono da 15 volt, compatibili con le altre APX. Pronti? Vai. Male, male, oggi lo zombie mangia. Fuori dal bersaglio, cosa facciamo? Vogliamo farla finire così? Rifacciamo? Rischio di fare ancora peggio, ma sì, dai. Allora, intanto vi dico le sensazioni di sparo con una mano sola. L'ho trovata sempre docile, minimo di rilevamento. Lo scatto anche bello preciso. Sta bene in mano, non capisco perché ho fatto sta schifezza. Probabilmente, chiaro, ci ho sparato i colpi che avete visto, più 5 prima. Ovviamente con il training si risolve tutto. Però devo dire, mi aspettavo meglio da me stesso. Ora riproviamo, vediamo se rifaccio una schifezza oppure... Pronti? Vai. Meno schifo di prima, almeno due sono andati a segno, però ecco. La tendenza che prima ho facilmente corretto della regolazione per l'occhio del suo proprietario di andare a sinistra non l'ho applicata bene con una mano singola, infatti vedete che la rosata è tutta spostata a sinistra, però tutto sommato raccolta, quindi lei il suo lavoro l'ha fatto, sono io che non ho fatto un bel lavoro, quindi mi sento di promuoverla a pieni voti. Ora devo trarne come al solito le mie conclusioni. APX Centurion, semicompatta della famiglia APX di casa Beretta. È pensata per agevolare il porto occulto. A me, poligonaro, non serve il porto occulto. Però devo dire che è sempre una bella pistoletta divertente. E per spararci a 10 metri e farci la giornata in poligono, se proprio volete questa o trovate un'occasione di questo tipo, io vi direi, perché no?
Poi, naturalmente, va a gusto. È un bel esemplare, poi questa è nuova praticamente. Ci avrà sparato, boh, così occhio, 200-300 colpi. L'ha comprata da poco. La comprata nuova, dicevo, il prezzo si aggira intorno alle 700 euro ed è classificata arma comune. Anche qua non ci si scappa. Non vi direi che sia standard o che sia Centurion o che sia le varie versioni molto più pimpate e pimpabili che abbiamo provato, a me la PX piace, nonostante sia un glocchista. Quindi devo dire che ogni volta le promuovo a pieni voti. Bene, anche per oggi purtroppo ho finito. Avrei voluto approfondire un po' di più la questione con lo zombino. Ringrazio come al solito lo staff del poligono che presiede le riprese. Ringrazio il mio staff che cura le riprese, montaggi e video. Ringrazio il mio socio Mary che me l'ha prestata. E anche per oggi Jesse vi saluta. Ciao!